tutti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città, che questa settimana iniziamo da Saronno per una benedizione e un convegno importanti che si è svolto questo incontro nel contesto del sinodo minore Chiesa dalle genti. La paura e le buone pratiche, la diffidenza è il miglior antidoto per superarla che è la conoscenza reciproca e personale. E poi l'educazione, la scuola, le richieste, le istituzioni e l'associazionismo. E infine quella benedizione dell'arcivescovo di casa di Adama, un appartamento all'interno della prepositorale di Saronno, divenuto luogo di accoglienza e integrazione, che pare la più bella traduzione sul campo del buon vicinato e di una nuova società dove sia bello vivere insieme. Sì perché il nome dell'alloggio non è stato scelto a caso. È quello che aveva il 31enne maliano Adama Canotè. Che una volta giunto nel nostro paese, rimasto privo di ogni sostegno, solo e senza lavoro, vergognandosi di non poter mandare qualche soldo alla famiglia, si è tolto la vita in stazione centrale nel maggio 2017. Una storia che si poteva evitare, che non può rimanere solo cronaca in due righe di un giornale, ma che deve servire come monito per tutti. C'è tutto questo nel primo incontro di buone prassi di inclusione promosso presso l'oratorio della prepositorale di Saronno, dall'equipe decanale di pastorale dei migranti della zona quarta, nel contesto della riflessione del e sul sinodo minore chiesa dalle genti. Tante voci, analisi, esperienze, i laboratori organizzati in mattinata, incentrati sulle parrocchie, le scuole d'italiano, le associazioni dei giovani, quando per partecipare alla discussione arriva anche l'arcivescovo che prende la parola. Accanto a lui il prevosto di Saronno, Monsignor Armando Cattaneo, il vicario episcopale di Settore, presidente della commissione di coordinamento del Sinodo, Monsignor Luca Bressan, il responsabile dell'ufficio per la pastorale missionaria, Don Antonio Novazzi, e il responsabile dell'equipe decanale, Don Alessandro Bavassori. Insomma, in territori come quello di Saronno, il bene non manca e lo riconosce anche l'arcivescovo, che anzitutto porta il suo ringraziamento, la stima e la riconoscenza per il tanto che si fa. Poi però parla di una sorta di disagio personale. Se si dice invasione, allora uno dice, eh, ho paura, se si dice eh, qualche migliaio di persone che cercano una casa, è un conto, se si dice un milione di persone che aspettano in Libia di, di invadere l'Italia, è chiaro che eh, quindi, ecco, questo è per dire il disagio della terminologia imprecisa e della notizia tendenziosa. Un secondo disagio riguarda il calcolo del dare-avere, che non è l'unico criterio per giudicare la società. Un'immagine, un'idea del bene comune, della società, del futuro, ecco, mi sembra che dobbiamo costruirla e diffonderla. Forse saremmo una voce che grida nel deserto. Il pensiero torna al ruolo della comunità cristiana e al bene che già esiste. Questa idea di creare un sinodo, cioè una consultazione capillare. In vista di una immaginazione su come sarà la Chiesa dalle genti, era proprio l'idea di, di dire vogliamo ascoltare tutti. Cosa che a Monsignor Delpini non pare oggi una pratica molto diffusa. Cosa dicono queste persone che arrivano da altri paesi, che arrivano in modi molto diversificati tra di loro, che cosa dicono alla mia Chiesa? La sfida è imparare ad essere Chiesa tutti insieme. Infine il rapporto fondamentale con le istituzioni perché ogni comunità è sempre inserita in un territorio. È la responsabilità della Chiesa cattolica che c'è qui a Milano di essere protagonista di questa immaginazione sul futuro e si deve costruire insieme, quindi con tutto il bene che riusciamo a fare, con tutto ciò che riusciamo a imparare da tutti quelli che vogliono partecipare a questa avventura, a questa impresa, e dalla responsabilità di essere promotori di un'alleanza con tutte le forze del territorio, perché il territorio è di tutti, ecco, e noi eh, siamo eh, desiderosi che tutti collaborino. Ecco, forse qualcuno di voi saprà che in tempi recenti, negli ultimi mesi, Saronno è stata proprio al centro di una serie di polemiche per l'accoglienza. E Casa Dama in questo senso è certamente un segnale. Allora noi abbiamo chiesto all'Arcivescovo, a margine appunto degli avvenimenti eh, vissuti a Saronno, che cosa ne pensava, ne pensa, di quella proposta eh, di dare incentivi ai comuni che non accolgono. Sentiamolo. Mi sento un po' imbarazzato a pronunciare un giudizio su questo, io penso semplicemente che ci sono delle leggi e che vanno rispettate, quindi io credo che eh, chi applica la legge non deve essere né premiato né punito, chi non la applica deve essere aiutato ad applicarla, quindi io non so adesso come siano i termini di questa intenzione. Però penso che le istituzioni devono essere le prime ad applicare le normative, le leggi e quindi questo penso. Ecco, ora siccome non so della materia non mi permetto di giudicare. Come entrare con termini corretti, lei ha detto, per non fomentare paura? Beh, quello che rende corretti i termini è sempre la conoscenza concreta delle persone e quindi è sempre il rapporto che si stabilisce quando l'altro è uno straniero, è uno di cui non si sa niente, poi istintivamente fa paura e invece noi dobbiamo imparare a conoscere e quindi anche questo fa, permette di vedere il bene che c'è in tutti, i limiti anche che ci sono in tutti e comunque di imparare ad accettarsi. Io ho sempre raccomandato quest'arte del buon vicinato e perché è proprio è la forma con cui nel gesto semplice e quotidiano si stabiliscono rapporti e si costruisce una città in cui sia desiderabile vivere e sia rassicurante andare in giro per la strada perché ci conosciamo. E per chiudere questa pagina, diciamo così, eh, saronnese, abbiamo voluto chiedere al prevosto, Monsignor Armando Cattaneo: come è questa esperienza di questo appartamento, che lui ha voluto personalmente dentro la sua prevostura, la Chiesa Centrale. L'inaugurazione di una realtà bella destinata all'accoglienza. Di che cosa si tratta? Ma semplicemente di, di una parte della canonica della parrocchia centrale di Saronno, eh, dove ormai da quasi un anno, le inauguriamo oggi, però da quasi un anno sono presenti dieci eh, migranti, eh, sono appunto ragazzi con cui. Eh, magari prima che arrivassero eh, ci sono fatte tante questioni, ma arrivano questi stranieri questi... Eh, e poi adesso che ci sono, eh, la... tantissima gente neanche se ne accorge. Quelli che se ne accorgono sono felici invece che ci siano e eh, con cui si relazionano. Stanno studiando ormai da un anno italiano. Con alterne vicende dobbiamo dire perché, sapete cosa vuol dire ragazzi di 20 anni che non sono mai andati un giorno a scuola e la prima volta che vanno a scuola è quando hanno 19 anni? È complicatissimo, e però è vitale, è fondamentale. E naturalmente c'è anche molto, molto interesse da parte di molte associazioni della città. Che è, come pure anche da parte di, di, di varie realtà che si sono fatti avanti chi a offrire un pezzettino di lavoro per dire venite a segnarci i campi di calcio la, la, la società di calcio Saronno oppure eh, c'è un pezzetto di terra, la vogliamo coltivare insieme? Ecco, sono proprio cose che nascono dal basso, dalla società civile e per cui noi parrocchi abbiamo messo a disposizione la casa, ma poi è un po' la città ecco che risponde. Bene, insomma, belle notizie. Adesso rimaniamo idealmente con l'arcivescovo che durante la messa a crismale ha parlato della Chiesa in debito. Tutti noi siamo in debito, ha detto come cristiani, verso i fratelli e le sorelle del nostro tempo. La prima indicazione di questo debito è relativa alla parola di Dio e allora noi abbiamo cercato di capirne di più. La Chiesa in debito... La prima indicazione dell'arcivescovo è quella del debito della parola di Dio. Ma cosa vuol dire essere in debito a riferimento della parola del Signore? Sì, credo che nel linguaggio dell'arcivescovo c'è eh, l'arguzia di dire abbiamo un tesoro così grande, così prezioso, che è la parola di Dio da annunciare, per cui non possiamo che avere un debito continuo eh, verso chi attende questo annuncio e l'arcivescovo lo eh, orienta mi pare in due aspetti. L'aspetto anzitutto del Signore, infatti, della parola che cielo, uh, ha bisogno di essere avvicinò, cercata pietra, e resa e disponibile semplice a tutti. Eh, la forte insistenza su un annuncio che eh, copra un po' tutte le categorie di persone chi è in ricerca, chi ha già uh, avuto una prima risposta, giovani, adulti, anziani. La parola di Dio è davvero un debito per tutti. L'annuncio della parola è una responsabilità rilevante per tutti i ministri ordinati, preti, diocesani e religiosi, diaconi e per tutti i collaboratori pastorali. Verso tutti, pertanto sono debitori i presbiteri, nel senso che a tutti devono comunità, comunicare la verità del Vangelo. L'arcivescovo punta poi a una formazione eh, più attenta ad alcuni settori ad alcune categorie. Parla e recupera qui dal Cardinal Martini il tema della Lezio Divina. Come eh, modo di approccio al testo della Sacra Scrittura, perché la Sacra Scrittura diventi familiare, usa proprio il termine di familiarità. E in secondo luogo sottolinea l'esigenza che non sia semplicemente uno studio della Sacra Scrittura, con tutti i crismi di uno studio scientifico, ma sia un approccio che diventa spirituale, cioè capace di alimentare un cammino di vita spirituale. E qui collega con il luogo ordinario dell'ascolto della parola che è la liturgia quella liturgia della parola che in ogni celebrazione diventa il primo momento di ascolto, di approfondimento, che poi ha bisogno di un lavoro anche personale, di gruppo, di associazione, valorizzando anche piste già presenti in diocesi. L'arcivescovo recentemente ha incontrato i gruppi di ascolto della parola e li ha anche rilanciati proprio in questa direzione. Dobbiamo infatti vigilare per evitare che la sacra scrittura sia ridotta a un libro da leggere, da studiare, da commentare, da discutere, attratti dal fascino di testi di straordinaria bellezza e di ineguagliabile incisività nella storia di gran parte dell'umanità. Bene. E domenica 29 aprile è la festa di San Pietro Martire, quindi anche la Basilica di Sant'Eustorgio sarà in festa. Infatti, ha comunicato un programma molto ricco che, naturalmente, molto volentieri vi segnaliamo. Le messe alle 9.30, alle 11, alle 17 La venerazione della tomba del martire all'interno della splendida Cappella Portinari per l'occasione è ingresso gratuito. La messa delle 11 verrà presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Mario Delpini. All'inizio della città. Celebrazione anche una processione all'interno della basilica con la reliquia del Santo. Ma tutto questo sarà preceduto sabato 28 aprile alle 21 da un evento molto bello. Infatti, l'appuntamento è con il quarto concerto della quarta edizione di Segni di Bellezza. La serata del 28 aprirà i festeggiamenti, come abbiamo detto, della festa del Santo. Sono previste musiche di Mozart, il concerto numero 23 e la sinfonia numero 40. A dirigere sul podio, come sempre, l'orchestra si. Milano Classica, il maestro Michele Brescia che ha anche il ruolo di direttore artistico della stagione musicale. Ospite di eccezione di Segni di Bellezza, la pianista Irene Veneziano, che è assai nota anche a livello internazionale. Il concerto sarà preceduto, come di consueto, da una breve spiegazione dell'opera custodita in basilica, l'affresco di Vincenzo Foppa che, ritra che ritrae appunto, l'abbiamo visto poco fa, San Pietro da Verona nel momento del martirio avvenuto nel 1252. A raccontare questo affresco e la vicenda sarà Monsignor Marco Navoni, che è viceprefetto della Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana. Adesso è tutto per la prima parte del nostro programma, ma come dico sempre, restate con noi. Ritrovati fedeli e creativi. Chi sono gli istituti di vita secolare? E allora tutto nel servizio. Che non seguono la tua legge. I percorsi promettenti per vivere la consacrazione nel mondo, nella storia e nel cambiamento d'epoca che stiamo attraversando, secondo una comprensione profonda del proprio carisma di laici consacrati nella Chiesa. A 70 anni dal loro riconoscimento ecclesiale, gli istituti secolari sono una realtà rilevante che ogni giorno affronta le sfide del presente e del futuro, con fedeltà e creatività. Basti dire che in diocesi ne operano ben 23. Per questo non si poteva che intitolare Fedeli e Creativi il convegno che a Milano presso il centro ambrosiano di via Sant'Antonio ha visto riuniti circa 200 appartenenti a tali istituti, riconosciuti appunto tra il 1947 e il 1948 dalla Costituzione apostolica Provi da Mater Ecclesia e dal motto proprio primo feliciter di Pio XII. Come ha sottolineato in apertura il vescovo ausiliare vicario episcopale per la vita consacrata maschile, gli istituti secolari e le nuove forme di vita consacrata, Monsignor Paolo Martinelli, presente è anche il vicario episcopale per la vita consacrata femminile, Monsignor Luigi Stucchi. All'incontro, articolato per un'intera giornata, organizzato dal Vicariato per la vita consacrata stesso, in collaborazione con la conferenza italiana istituti secolari, e la conferenza episcopale lombarda non ha voluto mancare l'arcivescovo da due pagine bibliche l'avvio del suo approfondimento il pubblicano Zaccheo, ricco e giudicato peccatore che cambia incontrando Gesù, anche se non risulta che abbia cambiato mestiere, e le figure di Marta e Maria che vivono normalmente in una casa mica e ordinaria. Si può ricavare la persuasione che c'è un modo di vivere il quotidiano, cioè l'accogliere gli ospiti, il vivere la dinamica domestica, vivere il quotidiano in modo tale che questo quotidiano risulti essere un'offerta gradita a Dio. Evidente il riferimento alla consacrazione vissuta con semplicità nel mondo, lavorando e vivendo in tanti diversi ambienti. Dalle icone bibliche si passa al regno di Dio, che è l'esito finale, forza che rinnova e che entra nella storia. Nascono così da queste due premesse i percorsi promettenti suggeriti da Monsignor Delpini per preservare fedeltà e innovazione negli istituti secolari. Questi tre percorsi per vivere la logica del regno di Dio mi sembrano raccomandabili, quindi quella di una unificazione del cuore della vita, quella di un riconoscimento della modestia. Del bene che si riceve piuttosto che di un'opera eroica che si compie, e quindi di come ci giovi, ci renda più facile l'unificazione la, 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 della vita, questa forma di consacrazione che l'istituto secolare realizza. Infine il percorso verso la profezia. Pare che chi fa della secolarità un luogo della sua consacrazione, deve sentire una responsabilità persino di protagonismo, secondo le possibilità e le qualità di ciascuno, per essere colui che catalizza eventualmente le forze presenti in quel contesto perché siano segni del regno di Dio. E a conclusione dell'intervento, l'idea è quella definita la parola contagio nella sua accezione più positiva. Il contagio o l'irradiazione della nostra vocazione come eh, possibilità promettente anche per altri. E giovedì 26 aprile alle ore 18 L'arcivescovo sarà presso l'Auditorium Levi in via Valvassori Peroni 21 a Milano, siamo in zona universitaria, per la veglia diocesana dei lavoratori. Titolo Giovani e Lavoro: quale futuro? Trovate tutto su www.chiesadimilano.it Con questa veglia tradizionale nel momento della festa dei lavoratori, il primo maggio, la diocesi prosegue nel suo cammino di interrogarsi sul ruolo appunto del lavoro rispetto a ai giovani, le tante difficoltà dei giovani, era stato già affrontato questo tema nella giornata della solidarietà soprattutto nel convegno della vigilia appunto della giornata e ancora l'arcivescovo parteciperà al pellegrinaggio diocesano sempre molto atteso dei preadolescenti ad Assisi in programma dal 29 aprile al primo maggio, presiederà Monsignor Delpini la messa in Santa Maria degli Angeli presso la Porziuncola ovviamente ad Assisi lunedì 30 aprile alle ore 9.30. Oltre alla celebrazione eucaristica vissuta con l'arcivescovo in rito ambrosiano ci sarà una festa di accoglienza e di testimonianze presso il Sagrato della Basilica che si terrà domenica 29 aprile circa dalle 17.15 fino alle 20.30. Ricordiamo che un valido strumento per preparare i nostri ragazzi, i nostri preadolescenti al pellegrinaggio è il sussidio pubblicato da Centro Ambrosiano Un biglietto per Assisi. Adesso parliamo di una novità tecnologica, di una app che permette di avere sul proprio smartphone, sul proprio pc, il breviario. Anche qui il rito ambrosiano, non poteva essere altrimenti. E quindi ascoltiamo uno di un sacerdote dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali che è diciamo, eh, collaboratore e che è tra gli ideatori e sviluppatori di questa app. Si tratta di un'app che abbiamo sviluppato insieme con CEI. Già CEI aveva un'app per la preghiera della liturgia delle ore in rito romano e abbiamo deciso di anche noi unirci in questo progetto con il rito ambrosiano. Da parte di tanti fedeli c'era la richiesta di poter avere la liturgia delle ore a portata di mano quando magari non si ha sotto mano il testo cartaceo, eccetera. Da parte di altri anche l'esigenza di poter ingrandire il carattere perché magari per problemi di vista si faceva un pochino fatica. E eh, in questi mesi, grazie anche al prezioso aiuto che ci hanno dato alcuni giovani della parrocchia di Carbonate, che ci hanno fornito i testi e ci aiutano anche a comporli, abbiamo eh, realizzato quest'app congiuntamente con CEI. L'app è disponibile già dal, dal primo aprile eh, sullo store di Apple e di Android e direi che è stato già potremmo dire, un buon successo: nel senso che su circa 45.000 utenti che attualmente la stanno utilizzando attivamente in tutta Italia, sono poco più di 7.000 quelli che hanno impostato a rito ambrosiano. Quindi, già un risultato quantitativo buono e che ci inorgoglisce come fruitori del rito ambrosiano e come chiesa ambrosiana. Vi sono però anche altre specificità di questa app? Sì, sicuramente una di queste è la possibilità di poter scaricare i testi per poterli poi dopo consultare quando non si ha la connessione ai dati, perché, per esempio, uno è all'estero o in situazioni in cui non, non gli è possibile eh, scaricare i dati. Eh, L'altra possibilità è poter accedere ad alcuni testi che verranno via via poi ampliati. Attualmente sono presenti il testo della preghiera del Sinodo minore, eh, il testo per il rito dell'unzione degli infermi, molto utile per i sacerdoti averlo portato di mano o per la visita della comunione agli infermi queste sono alcune delle, delle specificità che abbiamo introdotto e che poi amplieremo gratuita sicuramente gratuita anche perché non potrebbe essere diversamente e io l'ho scaricata e vi assicuro che è veramente leggibile prima di tutto è utile molto veloce e come diceva don luca fossati uno strumento Particolarmente, diciamo così, al passo con i tempi. Adesso parliamo dei cantieri della solidarietà, caritas ambrosiana. Infatti, sono gli ultimi giorni per iscriversi appunto ai cantieri 2018. Cantieri che permetteranno a giovani 18-30 anni durante l'estate di vivere un'esperienza di volontariato e di farsi prossimo in Italia, in Est Europa, in America Latina. Pensate che è da 22 anni che questa esperienza va avanti e negli anni 1900 giovani hanno partecipato ai cantieri. Insomma, è una realtà molto bella. Io l'ho vissuta personalmente, vi posso assicurare che è qualcosa di molto formativo e non solo. Si imparano tante cose sulla mondialità, sulla realtà dei paesi del mondo, al di là di quello che si può leggere sui giornali, ma soprattutto si impara a quello che il cardinale Martini appunto diceva, il farsi prossimo, concreto, reale, nella carne degli altri. E per noi ancora una segnalazione che volentieri naturalmente vi eh, passiamo, diciamo così, infatti la presentazione di un libro di San Paolo, un libro particolarmente interessante. Il titolo non doveva morire come Paolo VI cercò di salvare Aldo Moro, sapete erano molto amici fin dai tempi della Fuci. Lunedì 23 aprile alle 18 presso la libreria San Paolo in via Pattari 6 a Milano alle spalle del Duomo intervengono Riccardo Ferrigato che è l'autore del volume, Agostino Giovagnoli che è docente di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano e eh, modera il dibattito il collega e amico Francesco Anfossi che è giornalista di Famiglia Cristiana. Quindi insomma da non perdere lunedì 23 aprile ore 18, libreria San Paolo. Adesso è tutto per la seconda parte del nostro programma ma restate con noi perché vi portiamo nella Pinacoteca Ambrosiana per una mostra straordinaria. Ben ritrovati nei nostri studi da cui usciamo subito, lo abbiamo detto per andare alla Pinacoteca Ambrosiana. Fino al primo di luglio sarà infatti visibile una mostra davvero importante: I tarocchi del Mantegna. Si tratta di una serie misteriosa, bellissima di opere particolari, molto particolari, e allora noi, alla conferenza stampa di presentazione, non potevamo mancare. mostra magnifica, un po' particolare, che parla di grande pittura rinascimentale, ma attraverso qualcosa che magari non ci si aspetta. Di che cosa si tratta? Si tratta dei cosiddetti tarocchi del Mantegna, cosiddetti perché non sono di Mantegna, pur essendo di altissima qualità grafica. Sono Detti tarocchi, perché sono immagini: 31 quelle in possesso dell'Ambrusiana, 28 quelle esposte, che parlano di tutto ciò che costituisce l'universo, dal Sole, la Luna, dalle diverse fasi della vita umana e delle sue condizioni. Sono il tentativo di sintetizzare attraverso le immagini tutto quello che è l'universo creato. Si parte dall'uomo più semplice, più umile, il miserabile, sino ad arrivare al primo mobile, al creatore di tutto. Sono quindi una riflessione molto profonda, filosofica, che attinge dal Medioevo fino ad arrivare al Rinascimento per dare una risposta a quelle che sono le domande fondamentali dell'uomo. Ci sono delle particolarità in questa mostra? Qualche chicca? La chicca è che le nostre immagini sono tra le più belle di queste serie. Le dorature, per esempio, che noi troviamo su queste carte, non si trovano né nella collezione di Pavia né in quella di Parigi. E poi io direi che è un'occasione molto interessante e gustosa per poter ammirare uno dei molti fondi dell'ambrosiana che di solito rimangono non esposti. E e che vengono mostrati per la prima volta. Chi è curioso davvero può attingere molto da questa enciclopedia per immagini. Con questa bella mostra la Pinacoteca Biblioteca Ambrosiana continua nel suo percorso di rendersi sempre più fruibile, anche con capolavori che normalmente il pubblico, per ragioni conservative, non può vedere. Oltretutto una collaborazione col Ministero. Di che cosa si tratta? Sì, se pensiamo a disegni e incisioni capiamo immediatamente che non tutto è esponibile, non tutto può essere fruibile immediatamente dal pubblico trattandosi di 20.000 disegni. Quindi riusciamo in alcune occasioni ad esporne alcuni. Pian piano pensiamo di poter far fruire dal pubblico almeno... Le cose più interessanti e significative. In questo caso la mostra è stata voluta in unione di intenti, soprattutto con l'architetto Ranaldi e la dottoressa Gnaccolini, che sono rappresentanti del ministero, trattandosi appunto della sovrintendenza milanese. Un esempio ma è anche un'indicazione di una strada su cui vogliamo proseguire, quella della collaborazione con tutte le istituzioni che vogliono eh, offrire alla città di Milano la possibilità di usufruire di tante cose belle, spesso anche nascoste. Vi assicuro che è una mostra bellissima, naturalmente il materiale a stampa di piccole dimensioni non permette forse ai mezzi televisivi di rendere veramente presente il lavoro splendido quattrocentesco, però è notevole davvero. Adesso parliamo, siamo nei giorni che precedono il 25 aprile, parliamo di chi fu coraggioso e lo è ancora, è l'ultimo dei sopravvissuti, diciamo così, delle aquile randagge, questi resistenti cristiani, ribelli per amore, proprio come si intitola il volume che scrisse a proposito di religiosi impegnati nella resistenza Monsignor Giovanni Barbareschi, che in questa breve intervista è molto anziano, ovviamente, ci racconta un episodio della sua prigionia a San Vittore. Fu torturato e cita suore Enrichetta Alfieri, definita l'angelo di San Vittore e che fu a sua volta resistente e incarcerata in San Vittore stesso e che è stata beatificata nel 2011. Sono consacrato prete e avevo celebrato la mia prima messa proprio il 15 agosto 1944. E la sera stessa sono stato arrestato dalla SS per aver cercato di aiutare degli ebrei e per essere responsabile della diffusione di un giornale clandestino. L'episodio più bello che ricordo è quello a seguito di un interrogatorio che avevo avuto dalla SS. Gli interrogatori erano quanto più temevamo, avevamo paura. E noi del raggio quinto ci eravamo accordati che quando uno tornava dall'interrogatorio e tutti erano agli spioncini delle celle per guardare, se durante l'interrogatorio non aveva parlato, non aveva rivelato, qualche nome o qualche notizia pericolosa, eravamo d'accordo che alzavamo il braccio destro. Ma quel giorno l'interrogatorio era stato un po' pesante e non riuscivo ad alzare il braccio destro perché mi avevano torturato un po' troppo. Suora Enrichetta era vicino a me e lei sapeva dell'accordo tra noi del quinto raggio e allora cercava di farlo lei, ma il milite fascista che era vicino, vedendo che la suora agitava un po' il braccio, «Cosa fa? Cosa fa?» E la suora immediatamente, con una prontezza di spirito unico, dice… Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, tra noi religiosi siamo abituati a salutarci così. Intanto il raggio aveva capito perché il braccio si era alzato. E forse i ragazzi giovani dovrebbero sapere queste storie, tutti noi dovremmo ragionare su quanto per fare quest'Italia libera e democratica. Gli anziani, coloro che ora sono i nostri vecchi e coloro che hanno perduto la vita si sono impegnati e si sono immolati, permettetemi questa osservazione. Mercoledì pomeriggio 25 aprile sarà in festa il seminario, infatti, gli amici del seminario incontrano i candidati 2018 al sacerdozio e questi ragazzi presenteranno ufficialmente il proprio tableau che state vedendo in questa immagine. Incontreranno i membri delle associazioni, i sacristi, i collaboratori parrocchiali, i sacerdoti, tutti coloro che vorranno passare un pomeriggio di preghiera e di amicizia. Ecco il motto da loro scelto: i candidati hanno deciso Luca 15 e cominciarono a far festa. L'accoglienza dalle 13.30, poi alle 15 la preghiera del rosario nella basilica interna al seminario, alle 15.30 la messa. Sempre in basilica presieduta dal rettore Don Michele Di Tolve, con tutti la comunità e poi alle 16.30 le testimonianze dei candidati che saranno suddivisi dalle zone pastorali di eh, provenienza e alle 17 il momento conviviale nel quadriportico insomma da non perdere appuntamento 25 aprile nel pomeriggio seminario arcivescovile di venegono con tutti i nostri futuri preti novelli adesso è tutto per questa nostra puntata odierna io vi ricordo che torniamo giovedì alle 18.30 su Telenova e poi tutte le repliche vi segnalo Chiesa TV eh, la domenica alle 13 molto seguita seguita dalla rubrica a sua volta seguita la replica dalla rubrica dei libri della Chiesa nella città oggi e poi le dirette insomma come dico spesso di tutto di più la finestra aperta sulla nostra diocesi e allora davvero grazie ancora e ci vediamo la settimana ventura. Arrivederci. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.